associazioni di categoria tutte, comprese quelle bancarie e i sindacati, e vi anticipo già che il terzo sindacato, così mi risparmio una domanda, è stato convocato per giovedì prossimo, dunque faremo separatamente. Separato. E a seguito di questo sono state fatte, c'è stato forte confronto all'interno del governo su quelle che erano non solo le risultanze di questi incontri, no, che sono state molto positive, perché da tutte le parti, dunque sia associazioni di categoria che sindacati, c'è stata non solo la conferma della validità delle idee che il governo ha portato avanti, dunque di questo confronto ampio tra tutte le parti in causa, ma c'è stata anche la volontà di proseguire su questa strada. Dunque questo sarà il modo superando che porterà in questo momento il governo a lavorare su e a confrontarsi e a produrre quello che saranno poi le posizioni per questo piano di sviluppo che ha al suo interno anche i rinnovi contrattuali. Questo bisogna essere chiaro, a proseguire tutti quanti insieme in questa direzione. Il confronto ovviamente è aperto, ci sono più questioni, proprio perché si parla di sviluppo economico, si parlerà di questioni che ancora non siamo in grado di formularvi, se non insomma nei capitoli generali che sono ovviamente il lavoro, ma di questo parlerà il collega Marcucci, sono gli interventi a sostegno dell'impresa, ma sempre nell'ottica di sviluppo economico, lo ribadisco, e dunque verso chi vorrà proseguire o mantenere o portare avanti quelli che sono gli impegni occupazionali, dunque una progressione dell'impresa, uno sviluppo. E per fare questo, siccome lo Stato ha messo in campo già delle importanti risorse e ha intenzione insomma di poter valutare quelli che sono gli interventi necessari, si affronterà e ci si confronterà, mi viene da dire, quasi periodicamente, per non dire giornalmente, le sette segreterie si coordineranno per avere maggiore confronto e per poter produrre quello che sono anche le posizioni da portare ai tavoli che si riuniranno comunque questi a breve. Non appena avremo messo sul tavolo alcune posizioni, alcune proposte, incontreremo le parti. Questo è stato un po', ci ha occupato quasi tutta la mattinata, perché ovviamente sono argomenti che hanno molte sfaccettature, che hanno anche diverse ripercussioni, però ripeto, abbiamo avuto le conferme che la strada che abbiamo intrapreso è giusta e abbiamo avuto dalle nostre controparti, questo lo possiamo dire tranquillamente. E la premessa da fare è questa, no? Poi dopo entriamo forse anche un po' di più nei dettagli, che siamo, e voi ne siete consapevoli anche forse più di noi, in una fase del tutto straordinaria. C'è questa crisi internazionale che coglie anche il nostro paese e forse in alcuni ambiti lo coglie anche più impreparato, no? Tutte le questioni bancarie e finanziarie, inutile che vi faccia il riferimento. E allora in questa fase straordinaria il governo ha pensato che non si devono cogliere solo gli elementi della crisi, il famoso pacchetto anticrisi, ma si debba in questo momento valutare quali sono nel breve, nel medio termine, a termine anche le linee di uscita da questa crisi e tracciare gli indirizzi per lo sviluppo futuro dell'economia del Paese. E il governo si è fatto carico in questa situazione anche, se volete, di cose che non gli competono in maniera diretta. Abbiamo visto che in questo momento è importante trattare in maniera unitaria tre temi, no? Che sono il rinnovo dei contratti di lavoro, la questione degli ammortizzatori sociali, insomma, per garantire in qualche modo un reddito alle famiglie, e la questione del pacchetto di misure per lo sviluppo e non per la crisi. E vanno viste tutte in maniera unitaria, ma se andiamo ad esempio sul tema dei contratti di lavoro, è improprio che il governo ad esempio si occupa dei contratti di lavoro privato, però, privati, le banche, l'industria eccetera, però in un momento critico come questo abbiamo deciso di farci carico lo stesso per avere risposte omogenee in un momento in cui più che degli aumenti forse si deve ragionare del valore che ha la difesa del posto di lavoro.
quindi un ragionamento a tutto campo su tutti i contratti di lavoro che partano da quel punto di vista. Poi ci sono gli ammortizzatori sociali, dei quali approfondirà sicuramente meglio di me il collega, e ci sono tutti quel pacchetto di misure che sono rivolte allo sviluppo, che dobbiamo vedere con molta attenzione, trovando degli equilibri fra nuovi investimenti, sui quali il governo è in maniera particolare proiettato, e tutta quella serie di misure che in qualche modo conosciamo già, che forse in alcuni casi vanno potenziate. Mi riferisco al credito agevolato, mi riferisco al ruolo che i 5 milioni della finanziaria dedicati alla ricerca in un momento come questo, se opportunamente incanalate, aiutano sia a superare la crisi sia a superare, dare traiettorie di sviluppo per il futuro. La formazione, no? Sono tutti elementi che noi conosciamo già, che vanno calibrati, non dico caso per caso, perché, però con un po' d'attenzione, perché è inutile investire su un settore o su un'impresa che sappiamo che ha i giorni contati e non ha un peso, non ha un valore per la nostra economia. Bisognerà quindi fare anche caso per caso delle selezioni, andare a vedere dove merita e quindi adoperarci, soprattutto ad esempio sul credito agevolato. Pensate, le banche oggi non spucciano più una lira, no? Sono già messe male per conto loro, non aiutano le imprese con nuove linee di finanziamento. Se lo Stato potenzia con i soldi che abbiamo accantonato le linee di credito agevolato, mette a disposizione dei denari che diversamente le imprese oggi non trovano secondo i normali canali presso gli istituti di credito. Posso fare un inciso prima, che proprio perché è l'esigenza delle imprese che operano sul mercato non è quella di perdere pezzi occupazionali, perché per loro significa anche perdere produttività e perdere manodopera formata. Comunque capiamo che oggi le imprese trovano in queste condizioni, vista la situazione di stagnazione di ordine eccetera, dunque gli strumenti che dobbiamo mettere in campo sono proprio quelli che vanno, come diceva il collega Berardi, a sostenere l'occupazione, calcolando che è un bene, è un patrimonio delle aziende. Dunque quando si uscirà fuori da questo tunnel, le aziende dovranno avere le capacità di poter ripartire in questa direzione. Questa è una delle richieste fondamentali che mettono le aziende sul tavolo. Dunque un sistema deve essere, sì, guardare gli aspetti negativi, ma guardiamo anche gli aspetti positivi. Dunque questo è uno di quelli che le aziende che operano in questo momento possono crescere e portare avanti.